Ciao amici da Franco Bianconero, oggi l'argomento è Dybala e le sue parole lasciate all'intervista della CNN. Allora, chi mi conosce sa che non sono un fan scatenato di Dybala. Senza discutere il talento e la bravura con i piedi, ma ho sempre criticato il suo poco carattere in Europa quando c'erano le partite che contano. Sempre lasciando stare l'unica partita famosa 4 anni fa col Barcellona. Dybala, dal punto di vista tecnica e talento, non si discute. Ora si viene a sapere che lui non ha ancora rinnovato perché aspetta la società e sembra che voglia un contratto da 12 a 15 milioni, almeno da quello che si sente dire. Intanto parto, diciamo, dalla vena meno polemica, che è quella dell'intervista. Ha detto quello che doveva dire. E basta che ogni giocatore deve fare sempre il compitino, sto bene qua e basta. Tutti nel nostro immaginario, se ci dicessero Barcellona è classificata come top club, chi non ci vorrebbe andare a Barcellona? Chi potrebbe dire che Messi è giocatore scarso? Poi si può dire che magari Messi non stravede per Dybala, o più o meno nelle squadre potrebbero avere lo stesso ruolo, ma per favore non paragoniamo Messi a Dybala, almeno questo concedetemelo. Posso dire che nelle ultime due o tre interviste mi piace di più, mi sembra un po' più dentro all'uomo giocatore, parlo io, non personale, che quelli sono problemi fuori dal campo che non riguardano me. Però torniamo dal punto di vista calcistico. La Juve, lui dopo un anno e mezzo che è stata la Juve, il primo anno, gli ha portato subito lo stipendio a 7 milioni e mezzo, all'altezza di quello di Higuaín, dove poi è stato 2 anni, 1 anno e mezzo sicuro, senza giocare, nonostante veniva messo per il 90% delle volte titolare, stava lontano dalla porta, come tutto campista, fa la famosa parola di Allegri, quello che sta facendo quest'anno, e addirittura quest'anno le partite migliori le ha fatte quando è subentrato. Lokomotiv Mosca e Inter, mi vengono due in mente così. Però perché non è andato a chiedere la diminuzione dell'ingaggio nell'anno e mezzo che era sempre lì a lamentarsi? Perché un leader dopo la prima botta con l'Ajax a fine primo tempo, nel ritorno, si è fatto sostituire? Perché nella finale di Berlino non era in campo? Perché con il Real Madrid nei quarti di andata si è fatta espellere e dopo abbiamo rischiato anche di qualificarci al ritorno? Bisogna mettere tutto sempre nel calderone o di una posizione di un giocatore, perché io, come dico sempre, voglio bene alla Juve, amo la Juve, non i giocatori, perché i giocatori non devono passare sempre come quelli vittime dell'allenatore o vittime del chissà che cosa dei compagni, perché un leader prende palle, se vuole risolvere le partite, le risolve. Perciò io non critico se va via o rimane, perché lui sarebbe andato via se il Manchester United avesse accettato di dargli 15 milioni all'anno, lui era andato via. Ma lui, la Juve lo stava mandando via solamente perché negli ultimi 2 anni è stato quasi sempre un pesce fuor d'acqua nel gruppo e non si può dare soltanto la colpa al ruolo. Perché ora con Sarri, quando gioca, molto spesso gioca di nuovo a 40-50 metri dalla porta. Magari è una convinzione migliore quest'anno, però non possiamo dare sempre la coppa ad altri, perché uno che è il secondo più pagato nella rosa prima che arrivasse De Ligt si deve comportare anche in un'altra maniera. Perciò l'intervista per me è stata un'intervista semplicissima, ha detto quello che tutti avrebbero detto, magari gli altri no, ma lui ha fatto bene perché Real Madrid, Barcellona sono i due club che se chiediamo a tutti i giocatori o chiedessimo a tutti i giocatori andrebbero domani, nonostante Juve, City, Bayern Monaco, PSG sono allo stesso modo dei grandi club, ma Real Madrid e Barcellona secondo me per tutti i giocatori suscita un fascino diverso. Perciò per me deve continuare a fare questa stagione che è un po' meglio di quella dell'anno scorso. Non sta facendo, tranne in qualche partita, grandissime cose ancora, ma se continuasse come ha smesso, io sono il primo a pentirmi di quello che sto dicendo, ma bisogna guadagnarsi tutto nel campo e dimostrare che se un leader
non a parole fuori, ma anche in campo quando, si spera, arriveranno partite che contano. Iscrivetevi al canale, ciao a tutti da Frank Bianconero.